È un regolamento che sta dentro una strategia complessiva che punta sia a dare la massima qualità al centro storico sia ad aiutare il commercio. Tutto il resto sono polemiche sterili fatte da chi non vuol capire. Il sindaco Matteo Ricci fa chiarezza sul regolamento per il decoro urbano, presentato lo scorso martedì insieme all'assessore Francesca Frenquellucci. In un video rivolto ai cittadini e pubblicato sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino ha invitato a leggere attentamente il regolamento. Devo dire che ho visto dei commenti abbastanza surreali, magari degli stessi che si scandalizzano poi quando in Via Branca apro un negozio che vende le mutande. Allora vi voglio leggere il cambio del regolamento. In Via Branca, Via Rossini, Via San Francesco e Corso 11 settembre, ha detto Ricci, riferendosi alle vie più importanti del passeggio e di collegamento storico-culturale tra i monumenti della città, da adesso in poi non potranno aprire attività merceologiche con una gamma indistinta generalizzata di prodotti e quindi bazar, apparecchi e distributori automatici, nonché cibi da sport se non tipici del nostro territorio. Per capirci, non potrà aprire né il kebab né il McDonald's, non potranno aprire sale da ballo, discoteche e nightclub, non ci potranno essere attività di cambio moneta, transfer o phone center, che non c'entrano nulla nelle vie principali, non ci potranno essere i compro-oro, non ci potranno essere i centri scommesse, non ci potranno essere i sexy shop, ognuno è libero di andare al sexy shop, magari non nelle vie principali della città, così come le lavanderie automatiche e le sale da gioco. Questo, ha aggiunto il sindaco, è per tutelare il più possibile un'area commerciale che soffre di una crisi cronica da anni e ora anche di una concorrenza fortissima delle vendite online. Abbiamo pensato di mettere questo limite per le nuove attività. L'abbiamo copiato da Firenze e da Arezzo, due città che hanno un patrimonio culturale, se volete, maggiore del nostro, e tante altre città ci stanno chiedendo il regolamento. Quindi, tutte le strumentalizzazioni fatte, insomma, sono fatte da chi probabilmente non ha letto il regolamento. Poi, sinceramente, accusare me, di discriminazione, penso di essere uno dei sindaci più antirazzisti del mondo, non soltanto d'Italia, lo dimostra la mia storia, il mio pensiero e il mio pensiero quotidiano. Il regolamento del decoro, ha proseguito Ricci, è solo un pezzo della strategia messa in campo dall'amministrazione. Negli ultimi anni, ha ricordato, abbiamo liberato il centro dalle auto, cambiato le insegne dei contenitori culturali e attività economiche, ma andremo avanti in questa direzione. E andremo avanti. Adesso Francesca cercherà di togliere i tanti totem pubblicitari che abbiamo in giro per la città, mettendo della cartellonistica nuova, elettronica, digitale, che possa essere un elemento di innovazione al tempo stesso di ordine nella città. Rifaremo molti selciati, a iniziare la Piazza del Popolo, che verrà completamente riqualificata. E al tempo stesso, come avete visto, stiamo portando a Pesaro tantissimi investimenti che riguardano contenitori culturali. Ricci ha citato l'ex tribunale finanziato per il Museo della Motocicletta, il San Domenico, l'ex intendenza di finanza, il San Benedetto e Palazzo Mazzolari, contenitori andati in degrado. Questo regolamento sta dentro una strategia complessiva che vuole dare la massima qualità possibile al centro storico in un momento difficile, molto rischioso per il commercio a causa di ciò che è successo con il Covid, e in linea con quello che abbiamo fatto e con quello che faremo nei prossimi anni. Ogni altra interpretazione è strumentale di chi non vuol capire o fa finta di non capire.